molto spesso è raccontata male o non è raccontata per niente. Certamente si tratta di una delle regioni più povere d'Europa, con una fortissima criminalità. Detto questo, è una regione che ha delle altre facce che io ho cercato di raccontare nel mio libro, andando a scoprirle. La Calabria, è vero, è afflitta da tanti problemi, ma al tempo stesso ha tantissime positività. Una regione che non sempre riesce a raccontarsi, oppure si racconta male. Un ottimo e attento giornalista come Giuseppe Smorto, penna di punta del quotidiano Repubblica, dove ha pure diretto la testata online, nel suo A Sud del Sud, viaggio dentro la Calabria, tra i diavoli resistenti, racconta proprio questa Calabria positiva. Infatti la nostra è una regione che ha tantissime belle storie da raccontare, storie di una generazione caratterizzata dall'impegno ed anche dal coraggio. Gesti come aprire un ristorante, coltivare sui terreni confiscati, organizzare gare internazionali di vela nel mare con l'onda perfetta o un festival sulla spiaggia. Il suo libro, edito da Zolfo, è un viaggio oltre i numeri dell'economia, quasi sempre spietati, alla scoperta della bellezza che le statistiche non vedono, tra luoghi e progetti di rinascita, tra tante vite finora sconosciute. I resistenti sono quelli che si costruiscono un modo di stare in Calabria, di vivere, di lavorare, aprono imprese, organizzano festival. Penso a Crotone, lavorano con lo sport, facendo di Crotone uno stadio della vela, imprenditori che recuperano i grani antichi, anche, mi viene da dire, anche il lavoro dell'autorità portuale di Gioia Tauro, che comunque è un porto con una pessima fama, che nel 2020 ha avuto un incremento di traffico del 24%.